Caterina Palazzi, giovane contrabbassista romana che insieme con il suo quartetto si sta affermando sulla scena jazzistica italiana e francese. Siamo qui presso Garage Sound in compagnia di Caterina Palazzi. Chi è Caterina Palazzi? Dunque, sono una contrabbassista romana, non da sempre contrabbassista, ho iniziato con la chitarra, che è lo strumento che comunque mi porto dietro nonostante tutto per qualche anno, e poi sono passata al contrabbasso verso i 20 anni. Presento stasera il progetto Sudoku Killer, che in parte è racchiuso nel primo disco che prende nome dal progetto, quindi Sudoku Killer, in parte diciamo, il concerto è un'anteprima del disco che seguirà a breve. Siamo in fase di registrazione, per cui a breve uscirà il nuovo lavoro. L'ensemble, formato da Daniel Di Maio sax alto, Giacomo Ancillotto chitarra, Maurizio Chiavaro batteria e guidato dalla giovane contrabbassista, nasce a Roma nel 2007, dando vita al Caterina Palazzi Quartet. I musicisti della band provengono tutti da esperienze artistiche simili, che spaziano dal rock alla musica del Novecento, dal jazz alla musica sperimentale. La condivisione per il jazz e per l'improvvisazione sembra essere l'ambito espressivo giusto attraverso il quale il gruppo costruisce sonorità autentiche e coinvolgenti. Quando e come nasce il progetto Caterina Palazzi Quartet? Dunque, più o meno risale a 4-5 anni fa, forse più 5 di 4. È nato un po' dalla voglia, almeno da parte mia, di scrivere, quindi non più di suonare pezzi di altri, ma proprio di avere uno spazio per scrivere le mie composizioni. Un po' in realtà il nome è nato quasi casualmente, in effetti non lo sentiamo molto nostro ultimamente, perché lo abbiamo dato così, perché avevo portato un pezzo mio, era una situazione quasi di jam session, e è rimasto questo da tanti anni, e quindi ora ce lo teniamo. I brani originali, composti da Caterina Palazzi, hanno sonorità vicine al jazz mediterraneo e nord europeo, senza disdegnare un'influenza rock. Caterina Palazzi è stata recentemente ospitata su Radio 3 per la trasmissione Il Dottor Diambè e ha suonato con Stefano Bollani e il sassofonista Mirko Guerrini una sua composizione dall'album Sudoku Killer, che è il primo lavoro discografico con l'etichetta italiana Zone di Musica, uscito a febbraio 2010, cui è seguito un tour di oltre 100 date in tutta Italia, tuttora in atto, e viene riproposto in Puglia il 13 marzo presso Garage Sound di Bari, il 14 al New Magazine di Massafra, il 15 allo Zei di Lecce, il 16 al VDP di Monopoli. So che tu hai cominciato con il punk, dal punk al jazz. La distanza è tanta. Dunque dipende, nel senso che io non mi sento né del tutto punk né del tutto jazz. Per me è stato un excursus verso il trovare il mio percorso, perché anche suonando punk suonavo già cose mie, cioè scrivevo. E quindi non mi sento né punk né jazz del tutto, sento che comunque nella mia musica c'è un riferimento a tutti i generi che mi piacciono, quindi entrambi quelli che hai citato, più rock, blues, di tutto, insomma, credo che mi piacciono molti generi diversi, e credo che poi nel progetto si senta che non è molto facilmente etichettabile in qualche modo. In occasione del Jazz IT Award 2010, Caterina Palazzi è stata votata come miglior compositrice italiana. Il disco Sudoku Killer è stato nominato secondo miglior album italiano e il Caterina Palazzi Quartet quarta miglior formazione italiana, mentre sul Top Jazz 2010 è stata segnalata tra i migliori nuovi talenti.